Ciao! 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 Salve! Oh, questa non ci voleva. Cos'è successo, Terry? Niente di grave. Solo una piccolissima ammaccatura. Fai più attenzione! Lo prometto. Avanti, aiutatemi a scaricare. Lala. Attenzione, qui c'è una curva. Forse dovrei rallentare un po'. I freni! Non riesco a rallentare! Wow! Oggi c'è davvero tanta posta da consegnare! Attenzione! Che succede? Non capisco! Ragazzi, si è fatto tardi. Direi che adesso possiamo andare. D'accordo! Oh, non riesco a fermarmi, attenti! Sbaglio o è passato un camion, ragazzi? Attento! Scusa! Ti prego, che qualcuno mi aiuti! Oh no! È una cosa seria! Devo chiedere aiuto subito! Ecco come! Squadra di soccorso, parla Jean! Ciao, Cap! Jean, c'è un'emergenza! Terry è in pericolo! Cosa? Ti prego, dammi i dettagli! Emergenza! Emergenza! Terry è a bordo del suo veicolo e non riesce a fermarsi! Deve esserci sicuramente un guasto! Squadra di soccorso, pronti all'azione! D'accordo, Jean! Ellie, per favore, localizza la posizione di Terry! Subito, Polly! Qualcuno mi aiuti, vi prego! L'ho trovato! Polly, Terry ha imboccato l'autostrada e sta girando sul ponte alla settima strada! Ricevuto, Ellie! Polly, io credo che dovremmo prendere la seconda strada per raggiungere quel punto più in fretta! D'accordo, dobbiamo cercare di arrivare prima di Terry! Ellie, tu non devi perdere di vista il veicolo. Noi ci dirigiamo verso il ponte sulla settima. D'accordo! Terry! Ellie, i freni sono guasti. Non riesco a fermarmi. Tranquillo. La squadra di soccorso sta arrivando. Devi cercare di tenere la strada. Ci sto provando. Ellie, com'è la situazione? Terry sta guidando lungo la discesa! D'accordo! Allora, ragazzi, siete pronti? Certo! Attenzione! Ora! Forte che puoi! D'accordo! Yeah!
Sei sano e salvo, Terry. Non posso crederci. Titan, amico mio, coraggio! Andiamo a fargli vedere quanto sei imponente. Mi dispiace, ma non ho tempo per questi giochi infantili. Quindi ti sta bene che tutti pensino che Terry è molto più grande di te? In effetti non mi fa molto piacere. Cosa? Perché mai Titan vorrebbe confrontare l'altezza con me? Non ha alcun senso paragonarti a Titan. Questa faccenda è molto strana. Non hanno niente di meglio da fare. In fondo, che importa se Titan è più grande di te? È evidente che Titan sia molto più grande. Non è una cosa molto carina da dire. D'accordo. Allora andiamo a misurare la tua altezza, così non ti paragoneranno mai più a Titan. Va bene, ma porterò il mio container. Facciamogli vedere di che pasta è fatto un vero macchinario pesante. Vai così! Fagliela vedere, Terry! Max è di una ruota più grande di Spooky. Cosa? Non può essere! Che cosa ti avevo detto? Sono molto più grande di te! E ora misuriamo Cleany! Ci siamo! Spooky, non ti puoi allungare così! Spooky e Cleany sono alti uguali! Uguali? Davvero? È fantastico! Non sapevo che Spooky e Cleany fossero alti esattamente uguali! Lo sono! Beh, deve essere cresciuto parecchio! Cosa? Ci stanno aspettando! Sbrighiamoci! Lifty, aspetta! Che succede? Il rimorchio, credo si sia incastrato! Cosa? Potrai pur fare qualcosa, giusto? Come abbassarti un po'? Non funzionerebbe! Mi sono dimenticato che non devo passare sotto questo ponte con il container! Sul serio? Oh! Caspita, non c'è spazio di manovra qui. Non sarà facile tirarlo fuori. Ha ragione, ragazzi, dobbiamo trovare un modo per creare più spazio. Ci sono! E se sgonfiassimo le sue gomme così da abbassarlo un po'? Così ricaviamo più spazio! E così dovremo riuscire a sganciare il container e a tirarlo fuori da sotto il ponte. Esatto! Poi non dovremo far altro che rigonfiarle, così potrà uscire. Hai ragione, è un ottimo piano. Amber e Ellie, voi sgonfiate le gomme, mentre io e Roy spostiamo il container. D'accordo! Hanno fatto, Polly! D'accordo, ora spostiamo il container. Ok. Ci siamo! Solleva! E ora gonfiamo le gomme! Ecco fatto! Grazie mille! Sì, evviva! Ti hanno liberato! Allora, siete pronti? Sì! Perfetto, iniziamo, ragazzi! Ah, si
siete alti praticamente uguali. Esatto, solo una ghiandina di differenza. Soltanto una ghianda! Ta-da! Facciamo una partita a calcio! Wow! Bella, vero? Questo è il tabellone. Riporta tutti i gol che segnate. È grandioso! Già! Beh, volete fare almeno una prova? Vorremmo tanto, ma non possiamo proprio. Certo che potete. Fidatevi, non è affatto difficile. Non è questo. Vedi? Quella porta è a Rodiville, l'altra è laggiù, a Benniburg. E i palloni sono tutti a Miniland. Mi state dicendo che avete diviso il cortile in tre parti? Sì. Ci sono i confini e non è permesso andare nella proprietà degli altri. Abbiamo dovuto farlo perché Rodi lascia sempre in disordine tutta la casa dei giochi. Capisco quello che intendi, ma se le cose stanno così, non potete fare molto. Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo proteggere il nostro territorio. Oh, è vero. Va bene. Questo è il mio lato di strada. Vattene! Va bene. Allora questa è la mia metà di strada. Beh, e io? Allora dove passo? Passa sulla metà di Mini. Vai! Su! No, non puoi. Ho detto che questo spazio è mio. Vattene dalla mia strada. Io ti ho avvisato. È così che funziona? Allora, state a vedere. Questa strada è mia. Qui posso passare soltanto io. Attento! Benny! Cosa facciamo, Mini? Cosa vuoi fare? Chiamiamo subito la squadra di soccorso. Perfetto, ancora un po'. Molto bene. Siamo pronti, Poli! D'accordo, ora tira, Roy! Sì! Roy, ora puoi abbassare! Ok! Grazie, ragazzi! Non c'è di che! Ci dispiace, Titan! È colpa nostra, perché litigavamo per niente! Esatto! Nessuno possiede campi o strade. Tutte queste cose dovrebbero essere condivise. Ben detto! Se vi comportate così, non vi resterà più niente da usare, capite? Ascoltate, perché non inventate una regola che metta tutti d'accordo? E tu credi che esista una regola del genere? Beh, vediamo. Che ne dite di... quando si usano giochi altrui bisogna stare molto attenti? Eccone un'altra. Quando si finisce di giocare bisogna rimettere in ordine. Ecco. Aiuta i tuoi amici a sistemare i giochi.
Gioca a calcio con i tuoi amici tutti i giorni. Perché a dire il vero era molto noioso giocare da solo. Hai ragione!